Venditalia 2024 continua. Ci troviamo allo stand di CIDA, lavorazione conto terzi SRL, un'azienda campana che ormai è presente davvero in tutta Italia tra le collaborazioni più importanti con le più grandi torrefazioni italiane, e siamo in compagnia di Marco Di Maggio, l'amministratore unico dell'azienda, che insieme al socio Daniele De Simone gestisce questa azienda da oltre 15 anni. Bentornato Marco. Ciao Fabio, ben ritrovato e ben ritrovati tutti gli amici di Vending News. Beh, io direi che vedersi ogni due anni fa certamente bene, anche se poi ci rivediamo e mi dici tutte le novità a cascata e io ne rimango davvero non solo entusiasmato, ma mi chiedo come facciate a fare tante cose in 24 mesi. C'è tanto impegno, sicuramente c'è una progettualità, abbiamo l'interesse di creare qualcosa sul mercato come conto terzi, dare servizi ai nostri partner. Io dico che noi non abbiamo clienti ma abbiamo partner, ci proponiamo su questo mercato come un'azienda capace di essere al fianco di progetti di innovazione, di sviluppo di nuovi brand o affiancare torrefazioni per implementare la nuova forza produttiva o prodotti che loro non riescono a produrre internamente. Diciamo innanzitutto, per i pochissimi che non conoscono CIDA SRL, qual è la vostra attività in un minuto? Allora, noi partiamo CIDA, diciamo sempre, dal crudo alla tazzina. Noi abbiamo un impianto che ci permette di selezionare il crudo per cercare di avere un prodotto pulito e costante. Poi tostiamo il caffè per i nostri clienti oppure accettiamo caffè delle torrefazioni già tostato e lo trasformiamo. Attualmente produciamo tutti i tipi di cialde e tutti i tipi di capsule compatibili, quindi ci proponiamo sul mercato come un partner produttivo. Abbiamo un ufficio grafico interno che ci permette di realizzare per i nostri clienti nuovi loghi, nuove scatole, un restyling dei loro marchi. Abbiamo un ufficio controllo qualità, ricerca e sviluppo che è sempre attento alle innovazioni. Abbiamo un progetto di digitalizzazione della nostra azienda, abbiamo sviluppato un'app che consente ai nostri clienti, di una volta scaricata, di poter vedere lo stato delle loro produzioni, i file dei controlli qualità e gli avanzamenti degli ordini. E tutto questo ovviamente non è assolutamente poco, perché per ogni divisione interna avete degli addetti specializzati che se ne occupano. Assolutamente sì, il segreto della nostra azienda sono i nostri collaboratori che si sono innamorati come me e il mio socio Daniele De Simone di questo lavoro e fanno di questo lavoro una passione, quindi cercano di migliorare l'azienda e migliorarsi tutti i giorni. Questo però va un po' a scapito, per esempio, della presenza di Daniele oggi. Perché Daniele oggi non è qui? E Daniele oggi non è qui, è stato ieri, ha inaugurato questo evento di Venditalia, perché noi stiamo trasferendo la nostra azienda nella nuova struttura che sarà molto grande e sarà ovviamente a disposizione di tutti i nostri partner, e ovviamente voleva essere giustamente presente sull'installazione di nuovi impianti e il trasferimento degli impianti che già abbiamo. Una nuova sede assolutamente futuristica. Tu mi hai raccontato solo qualcuno dei dettagli che vi aspetta tra pochissimi mesi nella nuova sede e io ti ho detto, beh, è davvero futuristica. Ne parleremo comunque su Vending News, il bimestrale della distribuzione automatica, e sulla nostra rivista appunto avremo modo di spiegare e documentare anche con delle immagini questo gioiello di tecnologia realizzato in pochi mesi. Un'azienda molto green che ha investito sull'ecosostenibilità, energia rinnovabile, il rispetto degli spazi, aree relax per i dipendenti, per i nostri collaboratori che sono fondamentali per il progetto. Marco, grazie intanto per il tuo contributo, ti ho strappato via tra una cosa e l'altra perché dietro lo stand è davvero
molto pieno di persone che richiedono informazioni, mentre per chiunque sia dall'altra parte, in che modo è possibile mettersi in contatto con voi e richiedere maggiori informazioni, naturalmente senza alcun impegno? Vabbè, basta contattare la nostra azienda o scaricare l'app o visitare il nostro sito e ci saranno delle persone a disposizione per dare tutte le notizie, come dice Fabio, senza impegno, per una nuova partnership. Marco, grazie per la collaborazione. Grazie a te e grazie a tutti gli amici di Vending News.